Appassionati del calcio bresciano, del calcio giovanile, benvenuti, bentornati anzi per la finale di Coppa Brescia, Trofeo Brescia. Oggi in diretta da Palazzolo ancora è un derby fratricida tra Riga Monti A e Riga Monti B che segnerà il trofeo per gli allievi Next Generation, gli allievi regionali under 17, l'ultimo atto di questa di questa bellissima, bellissima avventura targata Coppa Brescia, don Brescia Oggi che ha visto affiancate Brescioggi appunto e calciobresciano.it Un benvenuto, un ben da Luca Bertelli. Ale, microfono, ringrazio Riccardo Bortolotti, che è qui con me alla mia sinistra, che, è, a cui è, che ha il compito di gestire la diretta da un punto di vista tecnologico. Andiamo subito a dare le formazioni, ricordando che. La Riga Monti A, under 17, cioè, o meglio, tutti nati nel 2006, è in maglia bianca, la Riga Monti B, con tutti i giocatori nati nel 2007, è in maglia granata. Sono state bravissime entrambe le formazioni del centro sportivo Mario Rigamonti, Mario Rigamonti a, ad arrivare al lato finale, un derby che si preannuncia scoppiettante per la Riga Monti A dall'era a Valtroni Ziliani. Perotta che è il capitano Visini e porta con tanto Zanola Biena e Newc e imparato in panchina Bandera, Ballarini, Soldini, Acampora, Salvadori, Castro, Biena Alessandro, l'altro Biena è Sebastiano, Piantoni e Bertolotti, l'allenatore è Stefano Buizza per la Riga Monti B, maglia granata, un anno più giovane rispetto ai loro, tra virgolette, cugini. Alberti, tocco Brida. Arici Caprini, Simoncelli, Orizio Ferretti, Occhio Nero che è il capitano. Belvedere Fontana. In panchina Brasino, Platto, Cipriano, Cancello, Gabriele Platto. Sono due l'altro Alessandro. Frassine, Nicola Platto, un terzo Platto. Seloni e Reali. L'allenatore è Angelo Piovani. L'abito dell'incontro è il signor Belotti di Chiari gli assistenti. Sempre i Chiari sono Dadati e El Tantawi. Ecco al centro del campo i due capitani, Occhio Nero per la Rigamonti B e Perotta per la Rigamonti A a scambiarsi i eh, Gagliardetti. Siamo in diretta ovviamente su YouTube, sui canali Facebook di eh, Brescioggi e di eh, calciobresciano.it. Pronti a partire? Rigamonti. Ah, che attaccherà da sinistra verso destra rispetto, anzi, che attaccherà da destra verso sinistra. Dei vostri schermi, Rigamonti B che attaccherà da sinistra verso destra, 18 e 21, mancano 2 ore e 40, la finale più attesa della giornata, ma solo perché non è bresciano, ovviamente quella è Istanbul. Eh, noi invece siamo qui pronti a raccontarvi questa finalissima degli allievi Under 17, Next Generation, pronti a partire. Ricordo quindi Rigamonti A, maglia bianca, Rigamonti B, maglia granata tutto pronto, calcio d'inizio che verrà dato Riga da Rigamonti a giocatori nati nel 2006 hanno sconfitto i quarti di finale il quotatissimo Lumezzane due pari all'andata, 2-1 al ritorno partiti intanto in semifinale quella disputata mercoledì sempre a Palazzolo in gara secca, battuto il Breno e i Rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari gli Amaranto, c'è cioè la Rigamonti B, hanno sconfitto i quarti di finale da Vigenzi, doppio pareggio nell'andata, 5 pari addirittura nel ritorno, 1-1, vittoria ai Rigori in semifinale, sempre mercoledì a Palazzolo, la Voluntas Montichiari sconfitta 4 a 2. Rilancio lungo da parte del, dell'estremo difensore dei, dei Bianchi della Rigamonti A, cioè eh, Dallera. Rigamonti B che prova a gestire ora il pallone con Orizio. All'indietro per Brida, dietro ancora per Alberti. Non c'è pressione alta, la Rigamonti A mi sembra disposta con un eh, 3-5-2. Rigamonti B che invece sembra giocare con un 4-3-3. Questa almeno è l'impressione. Poi vedremo durante la partita. Dall'alto l'impressione è questa. Arici porta palla. Arici verticalizza per tocco, palla troppo lunga, anzi larga per il compagno. Rimessa laterale quindi per la Rigamonti A. Ah, Ziliani andrà lui con le mani. Si propone Eniuc poi il colpo di testa in profondità da parte di un compagno rimessa laterale ancora per la riga Monti A il compagno era Zanola Ziliani battuta, sta per battere la rimessa laterale in profondità, buono il colpo di testa ancora però la riga Monti A in possesso di palla palla recuperata da riga Monti B che la gestisce con Belvedere ancora per Orizio palla in verticale, il colpo di testa da parte di Porta si lotta con occhio nero che la meglio. Palla ancora giocabile. Palla che non riesce a stare a terra. Palla sempre alta. Prova ora da Rigamonti A a giostrarla nella metà campo offensiva. Palla verticalizzata da Imparato. Poi ancora per Sebastiano Biena. Tentativo di dribbling. Recupera Rigamonti B che si proietta subito in proiezione offensiva. Attenzione all'iniziativa sulla sinistra, reclamano un fuorigioco che non c'è. I giocatori della Riga Monti A, il traversone da parte di Preda. C'è forse un tocco? Secondo l'arbitro, no. Si ripartirà con un rinvio dal fondo per la Riga Monti A. Maglia bianca, ricordo: 0-0 ovviamente il punteggio, due tempi da 45 minuti. Porta, pressato Porta, ma la lancia lunga. Dove c'è tocco che la lascia sfilare. Rimessa laterale per la Rigamonti. Tocco ancora a cercare il capitano. Occhio Nero. Poi all'indietro c'è Perotta che la affida Dall'era. Si guarda attorno Dall'era. Palla sulla destra dove prova a salire, ma non aggancia il pallone a Valtroni. Rimessa laterale quindi per la Rigamonti. B. Ricordo tutti i ragazzi nati nel 2007. Per la Rigamonti A. Giocatori nati nel 2006, ma hanno meritato i ragazzi della Riga Monti B di arrivare sin qui, battendo peraltro Vigenze e Voluntas Montichiari. Due squadre tutt'altro che semplici nelle ultime battute. Attenzione alla Riga Monti B che prova a proporsi: recupera palla bene Zanola. Ancora però sul pallone c'è Orizio. Fasi confuse del gioco, prova a mettere un po' di ordine. Imparato all'indietro ancora per Perotta. Palla allargata per Ziliani. Prova a salire Ziliani, ancora dietro. Invece, dal difensore centrale Tommaso Porta porta ancora per Perotta all'indietro. Perotta, ancora dal tandem centrale. è Visini a far sul pallone. Contaldo. Testata per Contaldo. Ancora Perotta con il mancino pressato dai giocatori avversari. Perotta che voleva uno smarcamento del, dell'esterno sinistro Ziliani. Palla profonda, prova ad arrivarci Biena, lotta tra Biena e Caprini. Biena ancora, prova a puntare Biena a tutto destro, Caprini giù, secondo l'arbitro è calcio d'angolo per la Riga Monti A. Al quinto di gioco, 4,25 per la precisione, 0-0, ovviamente il punteggio lo vedete nella grafica in alto nei vostri schermi. Calcio d'angolo per la Riga Monti A. Tutta la Riga Monti B tra i due attaccanti a protezione della propria area di rigore, calcio d'angolo dalla destra, pericoloso, salta di testa Orizio, palla giocabile, riparte invece la Riga Monti B, lo sprint di Occhionero in anticipo, bene ci arriva Visini, ancora per Dallera Contaldo, Visini, palla subito in verticale, un po' frettoloso il rilancio lungo di eh, Visini, fa buona guardia Alberti che può giostrare poi con Arici. Tocco. Bella la giocata di Tocco, che salta Zanola con la suola, dribbling nello stretto, efficace. Calcio di punizione già battuto da Rigamonti, B, maglia Granata. Granata ovviamente un colore caro alla Mario Rigamonti ed è abbastanza evidente il motivo, colori che richiamano al Torino in cui Mario Rigamonti è stato grande protagonista, era uno dei campioni del Grande Torino scomparsa su Perga. Buona la giocata, poi attenzione di una Rigamonti B molto badanzosa in questo inizio, prova a puntare l'uomo dalla sinistra, tentativo di dribbling, occhio nero non ci arriva anticipato, palla lunga, di testa c'è Caprini, poi ancora palla che si impenna, prova a gestirla ancora la Rigamonti B con Ferretti palla per Orizio, anticipato però, rimessa laterale ancora per la squadra allenata da Angelo Piovani andrà a batterla Brida rimessa laterale per lui poi ancora la riga Monti, B molto bene, Orizio allarga per Belvedere anticipato Belvedere da Eynouk in bello stile addirittura con il tacco Porta dall'era ancora. La Porta dall'era non viene pressato, quindi palla in orizzontale, si parte dal basso con Porta. Gestione del pallone poi affidata a Zanola, ancora Porta. Si guarda attorno Porta, trova Contaldo. Contaldo all'indietro, pressione su Ovaltroni, se la cava però la palla torna in possesso Riga Rigamonti B con eh, Belvedere all'indietro, un po' rischioso. Attenzione, alla pressione quindi alta da parte di imparato. Se la cava bene, però Arici dietro ancora per Alberti. Alla mia destra, mi pare i tifosi della Rigamonti B, alla mia sinistra. Quali a Rigamonti ha ancora pressione alta sul portatore di palla, Nicola Alberti. Sicuro. Arici va lui al all'indirizzo di tocco, tocco poi in orizzontale recupera tutto e Dall'Era ancora per Porta l'orizzontale Porta da Visini palla poi lasciata al portiere Dall'Era attende lo smarcamento del compagno che arriva puntuale Tommaso Porta Contaldo prova a guadagnare i metri da Rigamonti A Rigamonti B però a buona gamba e pressa Contaldo però va via in bello stile pallone in verticale dove c'era addirittura Brida il break però da parte di Avaltroni. Occhio nero. Occhio nero e traversone interessante di testa. Visini molto bene, ripulisce. Contaldo. Contaldo prova ad andare via in mezzo a due. Ancora Contaldo, protegge il pallone, carica fallore su danni Calcio di punizione per la Riga Monti. A ah, derby fratricida anche sugli spalti. Zanola all'indietro per Visini. Perotta. Visini ancora. Si propone bene l'attaccante Biena, palla in verticale, buono subito da sovrapposizione, ma altrettanto buona è la chiusura da parte di Caprini, addirittura con un sombrero. Palla a sinistra per Brida, anzi lascia, la lascia al compagno Ferretti, di nuovo poi Alberti. Fase di gioco intensa, ancora poche emozioni, però direi che il livello è alto della contesa la porta a Ricci, guidato come un joystick, con il joystick da Mr. Piovani, bella palla poi da parte di Belvedere che sta facendo subito, sta, facendo subito eh, mostra, sta mostrando le sue doti principali, buon calcio ma anche buona visione di gioco tentativo di finta non riuscita del tutto da parte di eh, Ferretti rimessa la ancora per la riga Monti B, se ne incarica Brida All'indietro per Caprini, Arici, la porta Arici, Arici va alla palla in verticale proprio per vedere l'uscita ritardata ma efficace da parte di Dall'Era che ha titubato un attimo. Perotta con grande calma, palla lunga con il mancino interessante per Enyuk, anticipato di testa, da tocco, palla ancora giocabile, alla meglio. Brida, palla lasciata sfilare da Aurizio. Calcio di punizione dagli spalti dicono ottimo, ottimo. Ad Aurizio per questa finta. Sappiamo bene che i genitori sono i primi tifosi dei propri figli. Non potrebbe essere altrimenti. Arici, all'indietro ancora. Porta palla da Rigamonti Monti B. Belvedere, molto defilato sulla sinistra. Belvedere prova a far gioco. Ancora Rigamonti B con grande tranquillità, gestisce il pallone con Simoncelli, dietro per Alberti, possesso palla reiterato, Rigamonti A che ripeto mi stanno a giocare con un classico 3-5-2, Taldo pressato dal, dall'altro numero 7 Rizzi. Palla dietro ancora per Biena, defilatissimo Biena pur avendo la maglia numero 9, palla per Imparato, Imparato ancora, bella la giocata di Zanola. Ancora poi in eh, orizzontale a cercare Eniuc. Non si concretizza il tentativo della Rigamonti A che riparte da Perotta. Con grande lucidità il capitano. Poi porta ancora Perotta. Buono il break. Eh, si allarga sulla sinistra e viene servito Ziliani, Sulla corsa Ziliani, può puntare l'uomo. Ancora Ziliani, a tenere compagni. Taversone contratto, calcio d'angolo. Secondo corner per la Riga Monti A, buona chiusura da parte di Tocco. Dodicesimo di gioco 0-0, Riga Monti A, maglia bianca, attacca da destra verso sinistra. Riga Monti B, maglia granaca, granata, attacca da sinistra verso destra. Calcio d'angolo di cui andrà a incaricarsi Alessandro Eniuc. Calcio d'angolo per la riga Monti A, ah, interessante colpo di testa e la palla, oh, c'è un fallo in attacco addirittura. O forse, a me sembrava corner palese sul colpo di testa deviato. Forse l'abito ha indicato un fallo in attacco perché si riparte con un eh, rinvio dal fondo per la riga Monti B. Situazione da rivedere, ovviamente. Chi volesse rivederla può tornare indietro sulla nostra diretta, che anche on demand rimarrà chiaramente visibile per tutti sui canali social indicati, canali YouTube soprattutto. Alberti si propone tocco, si propone tocco cambio di gioco, sballato, non poteva mai arrivarci Ciorizio su questa palla, riparte allora Rigamonti A che sta crescendo, Perotta, palla sul mancino ancora in verticale, Perotta per... Otta, per imparato, duello tra imparato e Arici. che ha la meglio, Arici sta dimostrando anche grande tecnica di base, poi molto bene pure tocco, Rigamonti B che mi sembra giocare molto bene palla in verticale per Occhio Nero anticipato, poi ancora Ziliani la ripulisce per Perotta all'indietro nuovamente da Porta Visini prova a pressare Ferretti se non vado errato, anzi Orizio poi porta, cerca compagni liberi. Trova adesso il cambio di gioco all'indirizzo di Avaltroni, fermato Prodo. Rigamonti B, molto attenta, soprattutto sugli esterni. Contaldo prova a tenerla piena, grande giocata nello stretto del numero 9, che poi se ne va. Grandissima giocata di Biena. Rigamonti A pericolosamente al limite. Attenzione, area di rigore. Ancora palla per Biena, ce sul destro conclusione murata da Simoncelli palla ancora giocabile Simoncelli bene di testa riparte allora Monti B gara che non ha un attimo di sosta Ferretti cerca compagni liberi trova ora finalmente l'assistenza di Orizio ho sentito una madre gridare attento che sei in fuorigioco fa piacere che anche le madri ormai abbiano imparato la tattica dell'offside che a volte era un po' difficile da comprendere palla per tocco Ancora in orizzontale, gioca bene la Rigamonti B, protegge il pallone occhio nero. Questo è fallo ai danni del capitano della Rigamonti B. Porta palla a Caprini, ancora in orizzontale Caprini da Brida, palla in verticale per Fontana che non può però mai arrivarci, qui intanto passa... Un'auto pronta alla Mille Miglia che partirà, ricordiamo, martedì fino a sabato. Ricchi ci sarai. Ricchi Portolotti, ragazzi, un uomo ovunque. Va dai Torreno Turni, torna ai giovanili alla Mille Miglia, Fantastico. Senza dimenticare la Feralpi, chiaramente. Orizio protegge il pallone, poi brida, c'è forse un fallo e sei danni, non secondo il signor Belotti di Chiari. Un quarto d'ora se ne è già andato, 0-0 tra Rigamonti e Rigamonti B. In panchina scambio di opinioni tra gli allenatori delle due squadre. Bella la palla in verticale, occhio nero, tutto regolare, occhio nero, palla sul destro, giocabile per vedere alta. Che occasione per la Rigamonti B, occhio nero, bravissimo. Palla a palla non c'era nascosta, poi ha visto per vedere solo centro ala e gliela ha servita. Belvedere ha provato la vole palla terminata alta, porta vuota, grande occasione per Rigamonti B per passare in vantaggio sulla giocata di Occhio Nero, davvero meritevole. Contaldo, dietro ancora per Perotta, Visini, Perotta ancora, Rigamonti B che fisicamente ha buona gamba, e eh? attenzione, Belvedere ancora per Occhio Nero anticipato. Rimessa laterale per la Riga Monti B che resta in eh, zona d'attacco. Pronto a batterla. Tocco. Cerca e trova un compagno. Fermato però dalla chiusura da parte di Eniuc. Ancora Eniuc. Resiste. Contaldo. Perotta. Cerca la verticalizzazione. Buono il taglio. Qui forse il portiere dovrebbe uscire. Attenzione, rete. Eccolo il gol della Riga Monti a... 1-0, gol di Piena se l'ho visto male, adesso andiamo a vedere, cambio di gioco ed eccolo il gol con il piattone, a mio modo di vedere Alberti doveva provare a uscire, così non è stato, Rigamonti ha comunque in vantaggio un gol da giocatori esperti, gole di Piena, ve lo confermo, Sebastiano Piena partito dalla destra, bello il taglio, non ha funzionato la tattica del fuorigioco da Rigamonti B e... Ripeto, il portiere, secondo me, doveva uscire un secondo prima, è rimasto lì. È Biena, lo ha freddato 1-0 Rigamonti. A gol sbagliato, gol subito. Recita la più antica legge del calcio, conosce persino mia moglie, che non è certo una grandissima fan. Sto per dire che purtroppo è la verità quando si verifica sempre sui campi da calcio, pur essendo una legge empirica, dimostra la sua validità. Caromio. calcio d'angolo per la riga Monti B immeritatamente in svantaggio ma questo è il caso. calcio calcio d'angolo per la riga Monti B che aveva avuto una buonissima occasione Pocanzi per andare 1-0 il colpo di testa, palla giocabile a Ricci pronto a caricare il destro ancora Ricci, traversone deviato palla giocabile forse si accontenta del corner così è, calcio d'angolo per la riga Monti B Pronto a battere il corner, belvedere. Ho detto immediatamente in svantaggio. Mi sono subito saltate alla gola due madri. Calcio d'angolo, attenzione. Belvedere lo batte! L'uscita! Molto buona da parte di Dallera. Ancora la Riga Monti Big se la gioca all'indietro. Cambio di gioco interessante. Colpo di testa, palla che resta lì. E poi l'uscita da parte di Dallera. Pronto in uscita bassa Visini. Porta palla Visini. Palla ancora per Biena il match winner sin qui con Contaldo, Contaldo molto bene in mezzo a due. Dietro ancora per Visini. Perotta controlla il pallone. Poi Visini capisce tutto. Occhio nero. Palla giocabile. La tiene viva Perotta sulla buona chiusura da parte di Porta. Ancora palla in verticale. L'uscita da parte del portiere, tocco, va in verticale a cercare ancora occhio nero. Anticipato da Ziliani, difende ancora il pallone Simoncelli. Ancora poi la Riga Monti B prova stavolta ad andare lungo in the box. È facile, però la chiusura da parte Riga Monti A. Nuovamente ci riprova Ferretti, Ferretti se ne va in bello stile, Ferretti entra in di rigore, Ferretti le una carica, palla scaricata per la conclusione debole e rimpallata dalla difesa della Riga Monti A in vantaggio 1-0 grazie al gol di Biena, ricordiamo al sedicesimo. Ancora Riga Monti B che si propone con tocco, ancora dietro per Arici, Arici taglia il campo per... Fontana, ancora lì indietro, se ne va molto bene Ferretti, Ferretti ancora per il tentativo di Fontana, Murato, palla ancora giocabile, resta lì di testa Perotte, poi la allontana Zigliani, ancora giocabile, molto bene di testa, imparato, che prolunga per un compagno, duello fisico, lo vince Einuk, ancora lui, Einuk, cambia gioco, buona diagonale stavolta da parte di Brida che subisce anche una carica fallosa, calcio di punizione. Monti B con occhio nero, belvedere. vedere, si accentra ancora belvedere. bella palla nello spazio, occhio nero ancora allarga bene per Tocco, ancora tutto di prima, bellissima azione da Riga Monti B, nulla a dire, palla a terra, inserimenti precisi, ficcanti, molto bravi protegge il pallone ancora bel vedere, Simoncelli dietro da Caprini ancora Caprini che porta palla supera la metà campo Caprini per eh, Tocco ancora Tocco addirittura con una rabona recupera palla però Perotta forse il migliore in campo sin qui non a caso il capitano della Liga Monti a Contaldo allarga per Biera, ancora Contaldo fermato bene da Simoncelli, rimessa laterale quindi per la Riga Monti A, avanti 1 0, il gol di Biena, tanto saltano dei seggiolini qua, ma tutto a posto, rimessa laterale per la Riga Monti A, già battuta, Riga Monti B che nuovamente torna in possesso del pallone, palla lunga troppo, soprattutto troppo alta per Fontana. Visini porta, ancora porta, testa alta, cambio di gioco per Zigliani, anticipato da Tocco, rimessa laterale per la Riga Monti, ah. la batte Zigliani con le mani, ancora Zigliani, contrasto duro, riconquista palla, occhio nero. Se ne va occhio nero. Bella la giocata col tacco. Ancora occhio nero. Grandi qualità tecniche. Ancora occhio nero in mezzo a 3, mezzo a 4. Va giù. Tutto regolare per il signor Belotti. Palla ancora giocabile, la riga Monti A tornare in possesso Contaldo, Largo per Biena. Occhio Nero. Però è rimasto a terra. Palla messa fuori con Sportività. 24 di gioco 1-0 per la Riga Monti A, decide si in qui il gol di. Sebastiano Biena al 16. Palla restituita con altrettanta sportività da Rigamonti B ai cugini della Riga A. Dallera. Zanola, perotta di prima bene, Contaldo ancora dietro per Zanola, Visini, testata per il numero 5, capisce le sue intenzioni, Fontana poi protegge benissimo il pallone Contaldo che subisce una carica e un, eh, guadagna un calcio di punizione, Gabriele Contaldo, sin qui tra i migliori, numero 7 Maglia Bianca. Perotta, dietro ancora per Dall'Era Zanola, Dall'Era ancora Zanola c'è un varco, Zanola col mancino bello il tracciante ottimo lo stop di Ziliani a seguire gran giocata di Ziliani buona anche la chiusura da parte della difesa in maglia granata con il solito Arisci che ha messo palla in calcio d'angolo Arici ha qualcosa da dire ai compagni evitare una ripartenza così elegante da parte della riga Monti A molto bello il controllo a seguire di Ziliani calcio d'angolo per la riga Monti A, va Enyuk draconi destro a rientrare presumo, ecco invece primo palo battuta facilmente intuibile e eh, rimessa da trada ancora per la riga Monti A se ne incaricherà proprio Eniuc, anzi no, va Zigliani a batterla. Filippo Zigliani. Eniuc, Zigliani, traversone, forte, di testa. La gira imparato, riparte poi Orizio. Lunga dove c'è però Visini, molto belli su controllo. Contaldo, ancora all'indietro per Visini, da questi nuovamente a Dallera. Dall'era controlla il pallone, non c'è pressing da parte di Rigamonti B. Poi capisce tutto Fontana. Attenzione all'uno contro uno. Da qui potrebbe calciare la battuta Dall'era, dice di no al tentativo da parte, di, eh, da parte di Ferretti, che ha calciato bene con il destro, forte Dall'era. Molto bravo ad alzare con il guanto destro il pallone in calcio d'angolo. La risposta della Rigamonti B. Dieci minuti dopo il gol dell'1-0, segnato da Biena, calcio d'angolo battuto corto. Capisce tutto la Rigamonti A, molto sveglia in fase di chiusura. Poi ancora Ferretti protegge il pallone, cerca la gran giocata. Ferretti, duello tra numeri 8 con Zanola. Ferretti alla meglio, Ferretti ancora dietro per Simoncelli Pardon Caprini. Balla ancora per. Ferretti tiene il controllo del pallone. Traversone che però termina sopra la traversa e corner ancora per la Riga Monti B che resta in zona d'attacco. Calcio d'angolo per Ferretti. Pronto a batterlo, tutta la Riga Monti a, tranne Biena a protezione da porta di Dallera. Corner battuto Dallera. Smanaccia, palla ancora giocabile. Tentativo alto però da parte di Orizio. Palla terminata alta, ventottesimo di gioco 1-0. Riga Monti A. Ricordo: gol di Biena. 16. Dall'era, Tene compagni liberi. Ora Fontana va in pressione. Rischia qualcosa dall'era, va lungo da Biena. Che mette il corpo. Dal Biena va giù, calcio di punizione fallo di Brida secondo il direttore di gara calcio di punizione quindi per la squadra in maglia granata beh, perdono, bianca ovviamente. Corrego subito, altrimenti sono pronti ad azzannarmi alla giugulare i eh, genitori. Calcio di punizione per la Riga Monti. Punizione battuta all'indietro, riparte la Riga Monti A con Porta. Nuovamente il tentativo da parte di Perotta, testa alta, la perde Perotta, ma è il primo pallone che perde in questa partita. Poi grandissima giocata da parte di Belvedere, riconquista palla, sempre utile Contaldo, che va via Contaldo sulla pressione di Simoncelli per l'arbitro fallosa, palla in verticale, Eniuk. Niuk non ci arriva. Pronta la Riga Monti B a giocare il pallone con i due difensori centrali, Arici Caprini, palla poi larga per Simoncelli. Chiede ai suoi di salire Simoncelli, Caprini ancora, porta palla. Davanti c'è Occhio Nero con Fontana, Belvedere ora più centrale. Bella verticalizzazione, trova un po' di campo da Rigamonti B. Palla dentro per Occhio Nero, larga! Bella giocata in verticale da parte di Ferretti per Occhio Nero. Che ha strozzato troppo la conclusione, palla larghissima. Molto ben costruita questa chance da Rigamonti B. Che... Forse c'era anche una sì, c'era offside eh, l'arbitro. Se ne avvede sulla segnalazione da parte dell'assistente. Si riparte quindi con un calcio di punizione per la Ria Monti A. Riconquista palla Simoncelli, ancora palla giocabile per Fontana. Zanola per Imparato, ancora Zanola larga Eniuk, prova a mettersi in evidenza con l'esterno, palla in verticale sulla linea dove c'è l'intervento irregolare da parte di Arici su Imparato. Calcio di punizione in favore della Rigamonti a, avanti 1-0 con il gol di Biena, si incarica invece di questo calcio piazzato. e Nuke, ricordiamo Rigamonti A che ha sconfitto il Lumezzane in doppia sfida nei quarti di finale. Mercoledì invece in semifinale qui a Palazzolo ha sconfitto Erigori, il Breno. Dopo il due pari nei tempi regolamentari. Palla battuta lunga, il colpo di testa a all allontanare. Riconquista palla quindi Orizio. Si guarda attorno Orizio, Orizio poi largo per Brida, perde palla Brida, riconquista Biena, bella giocata di Biena in mezzo a due, ancora Biena la protegge per Contaldo, Contaldo vicino Capitan Perotta, Perotta che vuole mettere ordine, va da Avaltroni, fermato però da un arrembante Ferretti, la palla è uscita secondo il direttore di gara, rimessa laterale quindi in favore della Rigamonti A. Ah. Maglia bianca, attacca da destra verso sinistra, Rigamonti B. Maglia granata, attacca da sinistra verso destra. Rimessa laterale già battuta, protegge il pallone. Imparato ancora per Avaltroni, imparato dai vai. Si concretizza Avaltroni, la tiene Avaltroni, ha una buona gamba, protegge però bene Orizio, che non si fa saltare. Ancora Orizio lungo, rimpalli rimessa, che premiano maniera anche un po' fortunata la Rigamonti A, che resta in zona d'attacco con Avaltroni, pronto a battere la rimessa con le mani. Imparato, imparato giù per l'arbitro, non c'è nulla. Contatto tra imparato e Brida. L'arbitro che è costretto a chiamare i sanitari, imparato contuso alla testa. Inizia il 34 ⁇ di gioco nel primo tempo, 1-0 Rigamonti A, gara godibile, Derby molto equilibrato, gol di Biena per eh, i 2006 della Mario, del Mario Rigamonti. Rimessa laterale per la Riga Monti A che resta in zona d'attacco con Avaltroni, pronto a battere lui con le mani. Già battuta la rimessa, Viena prova a farsi largo così come imparato. Rimessa laterale ancora per la squadra di maglia bianca, 35 di gioco, 1-0 per chi attacca. Ricordiamo nella gara precedente la vittoria del Cas Brescia in finale per quanto riguarda l'Under 17 provinciale contro il Castiglione entrambe le squadre come le due squadre che stanno giocando questa finale saranno presenti alla Supercoppa Trismoca che scatterà mercoledì a Iseo colpo di testa, palla per Imparato attende il pallone ma a buon gioco Tocco Tocco se ne va, buon passo di Tocco che va a verticalizzare il colpo di testa lì dietro di Ziliani Palla ancora giocabile, la tocca a Occhio Nero, Occhio Nero poi in cespica, la palla gli resta tra i piedi, la Rifenno. Occhio Nero addirittura con un tunnel, Occhio Nero bel giocatore eh, questo, si vede, a, eh, si vede nitidamente, stavo per dire a Occhio Nudo ma dire che Occhio Nero si vede a Occhio Nudo sarebbe stato un gioco di parole un po' eccessivo, palla che si impenna di testa a tocco, la gestisce poi ancora bene, imparato che sta crescendo. Perotta, il solito catalizzatore di palloni in mezzo al campo. Ancora Perotta se ne va. Perotta che sembra un po' un Barella in salsa bresciana. Tutto campista Perotta che rispetto a Barella anche più fisico, devo dire, più alto. Barella comunque. Non si discute. Conosci Ricky Barella. Rimessa laterale per Tocco. Tocco andrà a giocarla, la vuole tra i piedi. Belvedere, chiede al compagno di essere servito, Perotta ancora lucidissimo all'indietro per Ziliani, anche lui molto positivo sin qui. Porta, Visini ancora, pressione alta da parte di Orizio, la verticalizzazione a cercare il solito Fontana che però non aggancia, fase di gioco convulso in mezzo al campo, ripulisce tutto ancora Perotta, una lavatrice. Ziliari, gran giocata di Imparato Imparato giù calcio di punizione giocata notevole di, eh, di Imparato fallo da rivedere, non lo so comunque bella giocata da qualunque parte mi giri io comunque ricevo mazzate siano i genitori da rigamonti A siano i genitori da rigamonti B mi sento circondato Calcio di punizione per la Riga Monti A. Pronto ad andare Eniuk. Tre ragazzi in barriera per la Riga Monti B. Va Eniuk. Può andare sul palo del portiere o sul palo della barriera, vedremo. C'è anche Zanola sul pallone, ma credo andrà un destro. Cioè Eniuk parte lui Eniuk cerca di calciare sul palo della barriera. Palla che termina però. A lato. si riparte Rigamonti B con il solito possesso dal basso Simoncelli ancora per Belvedere Belvedere se ne va Belvedere gran passo Belvedere atteso in area di rigore Belvedere poi cerca un passaggio dentro che non trova però nessuno e allora può andare dall'era con i guantoni a far la sua 7 e mezzo al termine al primo tempo dovrebbe esserci forse un minuto di recupero devo dire comunque bel vedere, occhio nero giocatori molto interessanti come del resto imparato che ha dei numeri 11 in maglia bianca palla larga, sale ancora la Rigamonti eh, A con Avaltroni protegge il pallone, lo rilancia lungo poi la Rigamonti B all'indirizzo di Fontana, non la tiene Avaltroni ancora per eh, Contaldo Fermato regolarmente e allora c'è Ferretti, 4 contro 4, Ferretti punta, Ferretti se ne va, attenzione Ferretti, intende il rigore, Ferretti, buonissima la chiusura da parte di Visini, Ferretti voleva il fallo, con lui anche occhio nero, tutto regolare per l'abito, Devo dire che Visini sul primo passo l'ha titato ma poi ha tenuto molto bene fisicamente, Contaldo per Zanola, bella la giocata del numero 8. Zigliani, ancora verticalizzare. Palla dentro, la chiusura, sveglia. Mancano sei minuti al termine del primo tempo, quarantesimo in corso. Se la gioca tocco, ancora il Devai, molto bene qui la Rigamonti B, che sull'asse di destra furoreggia, occhio, occhio nero, ancora lui prova a sfondare, c'è fallo ai danni del capitano maglia numero 9, calcio di punizione per la Rigamonti B, andrà a batterlo, credo, Belvedere. Buonissima partita da parte di Belvedere che però sulla coscienza quella chance sullo 0-0 a porta vuota, non semplice va detto. Belvedere è pronto ad andare con il destro, solo un uomo in barriera per Dallera ed è Enyuk. Pronto ad andare Belvedere da metterla dentro. Punizione interessante, colpo di testa alto da parte di Occhio Nero che era sbucato alle spalle. Del pacchetto arretrato. Rivedo al fondo per la Riga Monti a... Zanola. Protegge il pallone all'indietro ancora per Visini. Verticale Visini anticipato. Brida anticipa tutti, palla giocabile, occhio nero la sponda a cercare Fontana. Si disturba un po' con il compagno. Fontana, palla filtrante per il taglio di Ferretti. Chiude tutto la difesa di casa. Di casa, la difesa della squadra in vantaggio, in maglia bianca. Non ci sono padrone di casa e, e ospiti in questa sfida, anche perché siamo Palazzolo, campo neutrissimo. Buon break da parte di Brida, Brida ancora per Occhio Nero. Lo aspetta e lo attende porta che mette palla. Mi sembrava nettamente calcio d'angolo questo. Secondo l'abito non è, ripeto, mi sembrava un calcio d'angolo. Secondo il signor Belotti non è così. Zanola. Imparato. Spalla da porta. Rigamonti B che sta pressando altissimo adesso. Ancora imparato, va via, questo è fallo, sì, questo è fallo netto e c'è anche il giallo per Emanuele Fontana. Comunque sportività tra lui e Francesco Imparato. Ceno d'intesa tra i due numeri 11. Fontana ha munito per la Liga Monti B tre minuti al termine del primo tempo, Rigamonti avanti 1-0: Gol di B. Biena al minuto 16. Calcio di punizione già battuta. Zibbattuto Ziliani, Porta, può impostare Porta ancora per Zanola. Attacco un po' eccessivo stavolta. Gran palla di Belvedere in profondità per Ferretti. Ancora Visini molto bravo a vincere il duello. Visini che sta giocando una gran partita in eh, difesa, duro da scalpire. Andrea Visini, vice capitano della squadra Maglia Bianca. Rimessa laterale, già battuta. Perotta, imposta lui, va con il mancino, bella palla dentro, la capisce forse con un po' di ritardo Zanola e allora arriva in anticipo Tocco. Poi ancora... Alberti, tocco, va lungo con il destro a cercare Fontana. Fontana la difende bene. Ancora Fontana può puntare. Fontana cerca il numero. Zigliani è difficile da superare. Poi ancora Rigamontia con Porta, bella palla. Attenzione alla verticalizzazione subito per Zanola che sta crescendo decisamente. E Newk fermato molto bene da Arici. Imperiale in questa chiusura, Arici. Rigamonti B forse un po' stanca ma che continua ad attaccare difende il pallone Occhionero, grande giocata duello con Vigini, occhio Occhionero va via 3 contro 3, attenzione, palla larga fuori gioco di Ferretti, onestamente siamo molto al limite da qui non mi sembrava ma meglio stare meglio, meglio insomma non esporsi però bella azione di Occhio Nero. Dato via in mezzo a due, palla per Ferretti, in offside però. Visini. Palla lunga di Visini, la può proteggere Brida. Brida poi per non rischiare mette palla in fallo laterale. 45 secondi a termine del primo tempo, più recupero. 19 19:06 qui. Perotta Perotta ancora all'indietro, gettisce il pallone, Visini dall'era pressato, poi la prolunga come può, imparato, palla tra i guanti di Alberti, forse ultimo attacco di questo primo tempo, forse per la riga Monti B. Il pallone difeso bene da Ricci, grande lottatore in mezzo al campo, l'abito dice che può bastare così per il primo tempo. 1-0 Rigamonti A su Rigamonti B, gol di piena al sedicesimo, ci ritroviamo tra un quarto d'ora. Io sono fila del riga Monti B. Entra il numero 20. Alessio Reali. Bentornati in diretta sui canali ufficiali della Coppa Brescia. Tofrao Brescia oggi visibile su calciobresciano.it. Ovviamente, anche sulla pagina Facebook di eh, Brescia oggi. Siamo pronti a partire. C'è un cambio nella riga Monti B, entra in campo Alessio Reali. Credo esca il giocatore ammonito, cioè Emanuele Fontana. Adesso lo verificheremo. Comunque Rigamonti B sotto 1-0 nel punteggio di questa finale. Under 17. Under 17 ovviamente regionali. Rigamonti B che sta affrontando la Rigamonti A, che conduce 1-0 grazie a gol a sedicesimo di Viena. Secondo tempo iniziato, Rigamonti B, maglia granata, attacca da destra verso sinistra dei vostri schermi. Rigamonti A avanti 1-0 che... Attacca da sinistra verso destra, Viena difende lui il pallone, è proprio l'autore del gol che sta decidendo la sfida. Contaldo prova ad avanzare. Contaldo, palla lunga troppo per tutti. C'è un altro cambio nella Rigamonti. B che ha fatto entrare Marco Selogni, da capire al posto di chi. Mi sembra che malo. Il 9 c'è, il 10 c'è. Forse manca, attenzione intanto a un rischio. Corso da eh, Alberti che poi se la cava. Mi sembra possa mancare forse Oriz. Hai il tre, fantastico. Brida, grazie, quindi fuori. Brida e Fontana, dentro Selogni e Reali. Attenzione, è imparato. Area di rigore, imparato. Ce l'ha sul destro. La finta dentro per un compagno. Chiude e chiude bene Alici in fallo laterale. Partita forte da Riga Monti A che prova a segnare il gol che potrebbe non chiudere ma sicuramente indirizzare la partita ancora di più. Rimessa laterale in zona attacco per la squadra di Maglia Bianca, se ne incaricherà a Valtroni Rimessa laterale per Avaltroni, si propone imparato, che la gestisce bene, spalla la porta, pardon non è imparato, ma ovviamente viene lamenta un colpo subito è Orizio Tutto regolare per l'arbitro. La gran battuta al volo di Contaldo che esplode un destro con molto tritolo. Contiene bene però il pallone Alberti. E allora Rigamonti B ricomincia ancora dal suo portiere. Palla per Caprini. Ancora per Arici. Bravo a spezzare il, il break. A spezzare là, il raddoppio, perdone. Ancora Caprini. Palla poi per Ferretti, cerca di verticalizzare, c'è anche il nuovo entrato Reali. Difende bene il pallone, belvedere. Attende i compagni liberi, belvedere, si mette in proprio, se ne va, grande giocata, belvedere ancora. La nasconde, dentro con il mancino. Molto bene belvedere, poi che però capisce tutto e chiude a Valtroni che si perde un po' via il pallone. Belvedere torna sul... Sull'avversario, secondo l'arbitro, fallosamente, attenzione, intanto c'è Belotti che va a dialogare con Biena. Colpo di testa da parte del giocatore in maglia numero 2, Tocco, poi ancora la giocatona da parte di Simoncelli, fuori gioco per l'assistente signore Tantawi. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Riga Monti a quarto di gioco nel secondo tempo. 1-0 per la squadra in maglia bianca nella finale della Coppa Brescia, trofeo Brescia oggi, under 17, regionali. Avaltroni. Tunnel di Avaltroni su eh, Orizio, poi recupera a palo Orizio Scintilla. Il diretto avversario, palla dentro, filtrante, interessante, ancora occhio nero, occhio nero dal destro a sinistro, chiuda ancora tutto, un monumentale Visini, grande difensore Visini, oggi mi sta piacendo molto, ormai sembra che i difensori debbano essere tutti Alessandro Nesta, ma ci può essere ancora per fortuna qualche difensore molto bravo sull'uomo. Palla che sfila in fallo laterale, se ne incaricherà ancora a Valtroni. Messa laterale, battuta da Valtroni, protegge palla Biena secondo l'arbitro la rimessa laterale è ancora da Rio Monti a... Selogni non è proprio d'accordissimo. Visini, dietro da Dallera, parte dal basso. La riga Monti A in questo. Riga Monti A e B sono molto simili. Sono due squadre che cercano di giocare il pallone fin dai difensori fino alla propria linea arretrata per poi cercare di trovare spazi. Intanto il break di Orizio. Fermato invece, fermato invece. Ferretti. Calcio di punizione per Rigamonti A, sesto di gioco nella ripresa. 1-0 per la squadra di maglia bianca. Visini, Perotta. Due giocatori per me migliori da Rigamonti A in questo primo tempo, non a caso sono vice capitano e capitano. Chiusura di Seloni in fallo laterale. Se ne incarica a Valtroni. Protegge palla. Biena, se ne va. A Biena. Duello fisico con Selogni. Biena la tiene in campo. Traversoni interessante! La girata volante di Eniuk. Un lampo di Eniuk Eniuk. Grande respinta da parte di Alberti. Ma bellissima l'acrobazia in stile Olli e Benji di Eniuk, poi ancora. Contaldo prova a sfondare di fisico Biena tentativo di verticalizzazione frenato e allora riparte Monti B, gara che si accende con il tentativo da parte di Ferretti rimessa laterale in favore della squadra di Maglia Granata grande risposta di Alberti su Eniuk. Contaldo in che è scivolato bella gara agonisticamente ora Selogni poi ancora Perotta, verticale, tutto regolare. Oh, si alza, si alza. Si alza la bandiera dell'assistente. Con Eniuc che va a segnare, verrà ammonito. Credo venga giustamente ammonito perché è andato a segnare a gioco fermo. Ammonito Alessandro Eniuc. Calcio di punizione per Rigamonti B. Ottavo di gioco che inizia ora nella ripresa 1-0 per i bianchi da Riga A. Gol di Biena al sedicesimo del primo tempo. Si, si incarica dalla battuta Caprini, va a cercare sulla destra la sponda da parte di Reali, giocatore entrato in campo. e Inizio secondo tempo poi con intelligenza porta attende il neoentrato. gli fa carambolare il pallone per guadagnarsi un livello a fondo si l'incarico ovviamente Dall'Era sempre pallino orizzontale ora è porta a condurre il gioco l'anticipo di testa ancora da parte di Caprini poi Ferretti Orizio anzi Reali anticipato da Porta si combatte in mezzo al campo. Alla meglio Orizio, fasi di gioco ancora abbastanza caotiche. Viena largo sulla destra, prova a ripartire dalla fascia laterale, rimessa laterale per Selogni, occhio nero, combatte. Cerca una giocata in bello stile Ferretti, che viene anticipato. Perotta, grandissima palla in verticale di Perotta per Eniuc. Eniuc se la porta sul destro, murato, bene. Da tocco che non molla ancora Eniuc. Cercherà il corner, Eniuc lo trova. Calcio d'angolo per Eniuc, primo tempo un po' in ombra per lui. Ottimo inizio di ripresa per i giocatori in maglia numero 10. Sarà sempre lui a battere il corner al decimo del secondo tempo, pronto ad andare Enyuk, palla morbida dentro, il colpo di testa, palla che arriva poi sul secondo palo, la prolunga, tocco, sì sì ci sono, ci sono, rimessa laterale per la riga Monti A con Viena, che la lascia poi a Ziliani. pronto ad andare con le mani Ziliani ecco per eh, Imparato Imparato in mezzo a due bella palla di Imparato Biena carica il mancino diventa addirittura un cross Enyuk forse la tiene in campo così è Enyuk poi va via Selogni Enyuk dentro colpo di testa a liberare da parte del solito Caprini palla giocabile Con Taldo. a fatica ma serve a Valtroni pressato a Valtroni Cefallo i suoi danni da parte di Ferretti, calcio di punizione per la Regamonti A ah, si accendono gli anime anche in tribuna, ma in un clima ovviamente di sportività e di correttezza. Eniuk braccato. Allora Riga B prova a riconquistare palla. Ripulisce tutto, però porta tocco. La tiene in campo, tocco ed avanza. Se ne va, tocco ancora sulla sua fascia laterale. Si porta però il pallone in. in eh, Fallo laterale appunto, in se lo porta fuori dal campo, riconquista palla, poi bel vedere a tutto campo, lungo Simoncelli, non ci può arrivare a occhio nero, la prende Dallera, pronti forse i primi cambi anche nella Riga Monti Aura, vedremo cosa deciderà Mister Buizza. Deve uscire qui e la fa sua Alberti. Selogni. Selogni va lungo a cercare proprio occhio nero. Anticipato di testa. Poi a Valtroni. Salta male. Allora la protegge Ferretti. Ancora Ferretti. Braccato Ferretti. Grande giocata. Ferretti in mezzo a uno e mezzo a due. Grande paladento per Orizio. Orizio da verso le fuorigioco. fuori gioco. di Orizio. Secondo. Il signor El Tantawi, intanto vuole parlarci su direttore di gara, il signor Belotti con Caprini, che lamentava probabilmente qualcosa. Tutto chiarito ora? Ricordiamo che Caprini è il vice capitano della Riga Monti B. Il capitano è Mario Occhionero. Andrà lungo Dall'era con i piedi, si scalda quasi tutta la panchina Rigamonti A. Va lunghissimo Dall'era, bene di testa la difesa della Rigamonti B, riparte però con Taldo. Arriva a Valtroni, traversone di Valtroni, interessante, la fa sua in presa alta. Alberti. Largo Alberti per Belvedere, grande cambio di gioco di Belvedere, molto buona l'intuizione di Belvedere, è troppo lungo però. Il cambio di gioco con il destro, e allora esce. La fa sua Dallera, Porta, Perotta. Perotta, grande giocata, secondo me migliore in campo. Perotta ancora poi da imparato. Zanola, cresciuto molto anche lui, rimessa laterale guadagnata da Ziliani nel contrasto con Belvedere, che gioca a larghissimo a destra. Ora è praticamente un. 4-4-2, quello della Rigamonti B, così sembra. Con Occhio Nero e Reali davanti. Bel vedere che gioca largo a destra e Orizio largo a sinistra. In mezzo al campo ci sono Ferretti e. Adesso c'è Caprina, addirittura che prolunga l'indirizzo di Reali. Palla non facile da gestire per il portiere, se la cava abbastanza bene Dall'era. E poi rilancia lungo porta. Ha rischiato però qui. La Riga Monti A erba un po' alta qui a Palazzolo, e la palla. Ogni tanto si impende, rimessa laterale per la Riga Monti B, battuta da tocco prova a destreggiarsi. Ancora Reali, che va giù, calcio di punizione per la Riga Monti B Reali. Spintona un avversario che voleva impedirgli di calciare, bel vedere sul pallone. c'è anche Ferretti o un destro o un mancino ma prevedibile il traversone dentro per le torri sale Caprini c'è anche Arici ovviamente un secondo palo Celogni che ha una notevole struttura fisica se ne incarica Ferretti infatti batte Ferretti non batte Belvedere battuta sul primo palo ancora Ferretti, Belvedere, eccolo qua, Belvedere vedere, libero, da qui può calciare, buono il cross, secondo pallo da sponda di testa da parte di Arici. Libera poi Contaldo per la Riga Monti A. Rimessa laterale Riga Monti B che spinge ed ecco ancora i cambi. Stavolta per la Riga Monti A. Entra in campo con il 13 Ballarini, esce con il 2 a Valtroni. Anche per la 2016 esce scel numero 2 Zaccaria Avaltroni e il numero 13 Stefano Ballarini. Applausi da bracci per Zaccaria Valtroni che si è disimpegnato sulla destra. a supporto entra Ballarini, stesso ruolo, stessa posizione in campo, non cambia nulla. Buizza dal punto di vista tattico. Reali, spalla, anzi, perdone, bel vedere questo. No, è reali, reali, l'ho visto giusto. Reali prova ad andare via, ma la rimessa laterale è per la riga Monti. Ah, mezz'ora scarsa al termine. Si incaricherà dalla battuta Zigliani. Perotta, Zigliani ancora, dietro da. Porta sparacchia su di testa. Bene, si arriva a Caprini. Ancora Caprini. Seconda battuta. Un po' alla Cannavaro dei bei tempi, poi Visini, ancora Caprini imbattibile di testa, palla larga per Ferretti. Ferretti da contro due. Gioco di gambe. Ferretti da con i mancini, interessate. Secondo palo. Reale. Addirittura cerca il gol. Capolavoro con la rovesciata. Poi Eniuk gestisce bene questo pallone. Ancora per Indietro da Ziliani, fa saltare Reali, Ziliani e va da Perotta. C'è libero Contaldo, Perotta va invece da Biena. Biena punta, Biena contro Serogni. Biena ancora per Contaldo. Orizzontale per Zanola, ancora Eniuk fuori gioco, addirittura fallo in attacco per il direttore di gara. 17esimo che sta per andarsene, inizia il 18esimo, 1-0 Rigamonti A sulla Rigamonti B, la migliore occasione della ripresa è stata della squadra in vantaggio con la sforbiciata di Eniuc che ha trovato la grande risposta di Alberti, palla in verticale per Reali, Reali prende bene il tempo, Reali se la allunga troppo però ed è calcio d'angolo, calcio d'angolo però secondo il signore Tantawi pronto un cambio nella Rigamonti B, entrerà credo... Platto con la maglia numero 16, andiamo pronta la maglia numero 16, attenzione al corner a rientrare. Molto bravo dall'era in uscita, molto bene dall'era in uscita alta intervento importante in questo frangente del match. Un portiere deve anche dare sicurezza. La brancata senza andare con i pugni dall'era dando sicurezza a tutto il reparto. Viena, la protegge con il fisico dietro ancora per il neoentrato entrato Ballarini, viene ancora passaggio non granché occhio nero, si combatte ancora Visini, grandissima partita di Visini alla pari di Perotta, poi Zanola morbido con il mancino, deve proteggere l'uscita del compagno Orizio lo fa, e Alberti a uscire bene basso ancora poi dalle parti di Tocco Reali cerca la giocata, fermato da un grande Ziliani sin qui. Ziliani per imparato, fermato da un gladiatorio. Simoncello. No, eh, Alice. Calcio di punizione secondo il direttore di gara. Platto è pronto a entrare. Già battuta la punizione da Perotta l'abito però dice: Fisco io. Data bene però alla Riga Monti. A ah, perché la punizione era stata battuta granché bene. Intanto. Abbiamo anche le formazioni di un'altra gara non così importante, ma che comunque inizierà tra poco, cioè Manchester City Inter, abbiamo solo le formazioni del City, non del, dell'Inter, nel City giocano, gioca a ah, che non gioca Walker. Attenzione, potrebbe sembrare un'inezia ma è importante. Entra platto numero 16: Gabriele Platto esce il numero 7, Francesco Orizio, quindi fuori Orizio dentro, Pla eh, Sì, fuori Orizio dentro platto nel ah mi dice un genitore che si passa al 3-4-3 eh, ragazzi 4-3-3 ah, ok, perfetto adesso andremo a valutare nell'in no, non si sa ancora la formazione calcio di punizione mentre ormai il sole sembra all'imbrunire una palla che filtra allontanata in corner da Arici formazione del City che prevede Ederson Ache Stones Diaz Akanji Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grilis e Aland. Non abbiamo ancora quella dell'Inter. Cambia in Rigamonti A, entrerà in campo Castro Perez, esce Zanola. Cambia per Rigamonti A, esce il numero 8, Emanuele Zanola, entra il numero 17 Giancarlo Castro Perez. Calcio d'angolo per la Rigamonti A, siamo al ventunesimo del secondo tempo, vicini alla metà, all'ultimo quarto di gara. Ovviamente, metà del secondo tempo. Calcio d'angolo battuto da che interessante! Anticipa con i pugni Alberti Perotta che era staccato altissimo, poi il recupero da parte della Rigamonti B, palla in verticale per Occhio Nero, sta per scivolare ma poi riesce a tenere la posizione Visini che non molla un centimetro. Sensore piccolino ma molto molto bravo. Selogni palla toccata con la mano da Ferretti, eh, qui purtroppo l'intervento era netto, era proprio vicino alla nostra postazione. Attenzione nell'Inter abbiamo la formazione ufficiale gioca Edin Dzeko e non Lukaku era il ballottaggio previsto quindi l'Inter gioca con Onana, Darmiana, Servi, Bastoni Dumfries, Barella, Brozovic, Cialanoglu Di Marco, Dzeko e Lautaro torniamo a cose importanti alla Coppa Brescia dove fa Brescia oggi rilancio lungo da parte di Porta c'è un fallo poi da parte di eh, Caprini secondo il direttore di gara punizione per la riga Monti, Ariga, Monti B, che ha spinto parecchio negli ultimi minuti ora sembra leggermente in debito d'ossigeno ma sono entrati diversi giocatori nuovi quindi ci saranno forze fresche ecco la sponda da parte di Platto Gabriele Platto perché sono tre addirittura i Platto in panchina cambio di gioco con il Mancino per eh, Ferretti Ferretti può provare a puntare se la porta sul destro piede invertito Perotta Biena ancora Biena, bella giocata fa cadere addirittura Ferretti che sembra molto stanco, attenzione alla palla dentro, fuori gioco, molto molto discutibile secondo me questo. Però devo dire che gli assistenti sono sicuramente più vicini di noi, possono valutare meglio, ma anche nel primo tempo c'è stata una situazione secondo me un pochino al limite che aveva sfavorito in quel caso la Riga Monti. Palla lunga a cercare il Reale, anticipato di testa, la prolunga poi imparato, la difende Eniuc. Ancora all'indietro per Porta. Dall'Era. Pressato da Platto che è appena entrato. Porta va a rinvio lungo. Per non saperne leggere e scrivere. Bell'anticipo di Selogni. Riconquista palla però Contaldo che ha mille vite. Contaldo infaticabile. Poi di testa ancora Selogni. Ferretti, bel dribbling. Lo Recupera il pallone il nuovo entrato Castro Perez. Perotta, ancora riconquista bene il pallone, stavolta Reali cerca la giocata Reali, Zigliani molto attento, uno dei migliori della Riga Montià. Zigliani, Perotta, palla in banca da Perotta, poi ancora Zigliani. Zigliani, giocata stavolta è difficile, è la sbaglia, Plato, Plato riconquista il pallone, supera un contrasto, non il secondo, Zigliani la riconquista, Contaldo, tentativo di dribbling, Contaldo va da Enyuk, 4 contro 5. Eniuk è un dribbling di troppo, squadre stanche, è eh, fa molto caldo, si può capire. Perotta per Oscar Perez. Castro Perez, perdone. Lapsus mio. Già pronto il plotone di esecuzione per il tecnonista. Rimessa laterale per Ziliani. Castro Perez, Ui, va via bene Castro Perez, gran giocata, Castro Perez ce l'ha sul destro, murato ancora, la battuta poi di Perotta ancora, un grandissimo Caprini, si mola due volte, leader vero Caprini, uno degli ultimi a mollare, la partita è ancora lunga, eh? 20 minuti abbondanti più recupero da giocare, Caprini da porta, Caprini va in orizzontale da Selogni che va a cercare... La sponda da parte di Platto, capisce tutto Perotta, prima avevo, però aveva chiuso il solito insuperabile Andrea Visini. Grandissima partita di Visini. Dallera va lungo a cercare Biena, Selogni bene in anticipo. La regala però un avversario, ancora Biena è andato nello spazio ma non viene servito da Biena ehm, Castro Perez. Selogni, fasi gioco un po' confuse la mette giù con il tacco, bene Ferretti, ancora per Occhio Nero, Occhio Nero vuole puntare, c'è ancora Visini contro il lui Occhio Nero sul mancino, rientra sul destro tentativo di dribbling che non riesce si chiude ancora bene, la riga Montia Viena ancora per Imparato Imparato, eh, era andato in offside Enio che molla quindi lascia la rincorsa agli avversari. Riparte ancora la Rigamonti con Arici. Arici, tentativo di dribbling, va da Reali, fermato, ancora poi tocco. Resiste tocco. Caprini. Caprini cambia gioco. La tentativo di rispondere di Ferretti, ci arriva però prima di lui Ballarini ancora palla lunga, poche idee adesso per le due squadre stanche, stanchissime Alberti con il destro capisce tutto, il solito Perotta, poi ancora Imparato, Imparato da qui potrebbe addirittura calciare, Imparato si avvicina Contaldo che ha perso pochi palloni, questo però è uno di quelli tocco, grande take di Perotta che per me aveva preso la palla non per l'abito, punizione già battuta velocemente dal solito Caprini Inesauribile Caprini, partita gigantesca. La sua notevole, ovunque, addirittura adesso fa quasi centrocampista. Aggiunto 18 minuti e mezzo al termine, 1-0 Rigamonti A sulla Rigamonti B che però non molla di un centimetro, gara equilibrata, viva aperta. Agonisticamente intensa, ma corretta nel complesso calcio di punizione che andrà a battere Belvedere. Salgono anche i difensori da Rigamonti B. Belvedere pronto ad andare, magari c'è anche uno schema, vediamo. Sale ovviamente il solito Caprini, sale Arici che di testa può far male. Pronto Belvedere con il destro, secondo palo c'è anche Platto lo va a prendere praticamente a uomo Ballarini, due ne ho entrati calcio di punizione, battuto la palla che resta lì, la libera Eniuk. in qualche modo e poi c'è un corner Corner la palla è riuscita, secondo il signore Belotti, anche secondo l'assistente e il Tantawi, calcio d'angolo per la Liga Monti B che ha 17 minuti e 20 secondi per provare a portare la partita almeno ai supplementari se ne incarica, ben vedere attenzione ai blocchi in area di rigore vedo già Reali e Platto, i due ne ho entrati ecco il blocco calcio d'angolo signore, secondo palo, il colpo di testa ci arriva Porta prima di tutti, anticipa Ricci era un corner ben disegnato Ricci si era trovato quasi smarcato sul secondo palo, ma Porta che con Visini forma una coppia centrale, secondo me eccezionale. Mette palla in corner, calcio d'angolo battuto. Esce male stavolta il portiere, che resta lì a mezza via. Libera comunque la riga Rigamonti all'indirizzo dello scatto di imparato, che non può tenere. Era imparato, no, scusate, era Biene ovviamente. L'Apsus. Rimessa laterale di cui si incarica Tocco. Ferretti ancora, difende il pallone. Ferretti tra i migliori da Rigamonti B. Arici, Caprini, tocco ancora. Cambia gioco il taglio di Reali, palla che resta giocabile. L'arpiona Dall'era che in uscita alta sa fare il suo. Ci sono ancora diversi giocatori in panchina per entrambe le squadre nella Rigamonti A. Il secondo portiere Bandera, Soldini a Campora Salvadori. Alessandro Bina, fratello di Sebastiano parente di Sebastiano, non so dire, attenzione, intanto la vera dichiarazione per Eniuc, la buona uscita da parte di Alberti, palla ancora giocabile. Eniuk Eniuk difende il pallone. Attende i compagni liberi a rinforzare la manovra offensiva. La tiene bene Perotta, sempre lucido, palla in verticale, ben tenuta. Arriva anche Ballarini, da cui può metterla dentro. Se la porta invece su un bacino, cerca il tiro. Conclusione interessante. Alberti la prolunga in calcio d'angolo. Gli applausi dei tifosi a Rigamonti A per la giocata. Dello entrato Stefano Ballarini, dei tifosi a Rigamonti B per la bella parata di Alberti con la mano di richiamo. calcio d'angolo se ne incarica Enyuk nella ripresa molto efficace Rigamonti B a difendere la propria area di rigore, secondo palo c'era Castro Perez, ora c'è Biena. Biena la difende da belvedere, cerca la giocata, ancora Biena. Duello tra protagonisti di questa partita, Biena poi non la difende. Palla che termina fuori, meno di un quarto d'ora al termine, siamo davvero al rettilino finale di questo atto conclusivo della Coppa Brescia trofeo Brescia oggi Under 17, categorie regionali Rigamonti A contro Rigamonti B, il guizzo di Occhio Nero, Occhio Nero dentro per Reali che non la gancia palla un po' troppo potente Reali non è stato nemmeno fortunatissimo nella, nel rimpallo e allora Dall'Era ancora una volta la fa sua Liga Montià che ha dimostrato di poter essere letale in contropiede. Castro Perez la tiene. Ancora per Contaldo. Bella palla dentro, lo stop non altrettanto buono. E quindi l'azione sfuma. Poi ancora Castro Perez che è entrato benissimo. 3 contro 3, arriva anche Contaldo. Egoista Castro Perez vuole calciare. C'è però ancora l'iniziativa con Eniuc che cade a terra. Tutto regolare. Palla allora in verticale per Occhio Nero. Occhio Nero ingaggia un duello con il entrato Ballerini che è più fresco e mette palle in fallo laterale può succedere di tutto in questo finale, entra nella riga Monti B Alessandro Platto esce, il 13, esce il con il 6 il Simoncelli C, gli applausi per Simoncelli quindi andremo a distinguere Alessandro che è il numero 13 da Gabriele che è il 16 tra i Platto che peraltro ha anche un altro Giocatore Nicola in panchina con la mai numero 18. Prova in qualche modo. Bel vedere, la perde. E allora la Riga Monti ha con Castro Perez. Che comunque è un bel giocatore. Bella giocata ancora. Castro Perez lunga per Eniuc, che non ne ha più, tocco. Capisce tutto? Ballarini è entrato molto molto bene. Ecco Eniuc, giocata di Eniuc, salta un avversario, palla dentro poi per Castro, la sbaglia. Che occasione c'è il corner secondo l'arbitro. Eh? La toccata quindi Alberti, occasione clamorosa per Castro Perez, Perotta steso a terra, l'aveva probabilmente vista dentro. Calcio d'angolo per la Riga Montia, pronto a batterlo Eniuc. 12 minuti, qualcosa meno al termine. Ancora 1 a 0. Eniuk. Stanchissimi, tutti i 22 in campo, anche i genitori in tribuna. Tutti stanchi. Poi Selogni. Ancora la palla in verticale. Può andare occhio nero. Lo insegue Ballarini ancora. Grande chiusura di Stefano Ballarini. La sua energia. È davvero importante per la Riga Monti A. Rimesso laterale per Alessandro Platto. Già battuta. Prova a difendere il pallone. Gabriele Platto con il 16, altri cambi per la Riga Monti B dentro Cancello con il 15, no. E la Rimessa laterale per Alessandro Plato. Battuta per l'altro Plato, poi ancora Alessandro per il traversone. Interessante. Reale anticipato di testa per vedere si coordina male. La palla addirittura non esce dal campo con uno strano effetto. Reali va a lottare, ma commettere fallo pur generosamente ai danni di Porta che è arrivato lì a proteggere il pallone. 10 minuti poco più al termine, Rigamonti a 1, Rigamonti b 0, non è battaglia navale eh, per distinguere la Rigamonti 2006 dalla Rigamonti 2007. Cancello perde palla, riconquista Castro Perez qui doveva dare il vantaggio, era evidente. Niente. Castro Perez è entrato molto bene, devo dire in campo. dato l'infa vitale all'attacco della Riga Monti A, che conduce sempre 1-0 grazie alla rete di Biena, al sedicesimo in primo tempo. Perotta va morbido a cercare ancora Eniuc, fermato bene da Cancello lotta cancello con Eniuk alla meglio lui rimessa laterale per la riga Monti B maglia Granata, 9 e mezzo al termine anticipato Reali ancora di testa, prova a lottare la riga Monti B che insegue il pallone con il generoso Selogni calcio di punizione per la riga Monti B lo va a battere Belvedere, va a cercare subito occhio nero, troppo lungo troppo lungo il suggerimento di Belvedere per il compagno Sono i due che hanno un po' provato a guidare la manovra offensiva della riga Monti B. Benvenuto Occhionero, Occhionero occhio nero riconquista palla, Scodella per Reali, bella la sponda di testa all'indietro per Gabriele Plato, ma capisce tutto la difesa della scuola in vantaggio. Rilancia lungo all'indirizzo di eh, Castro Perez, in anticipo c'è Tocco, già fatti cinque cambi da riga Monti B che non molla Selogni. Allarga per Ferretti, palla che sfila, l'errore di Pallarini, occhio nero, fuori gioco, no, occhio nero, occhio nero, occhio nero, occhio nero, occhio nero, sinistro, destro, occhio nero e c'è il portiere, Dall'Era e la fa sua, qui occhio nero ha indugiato troppo nei dribbling, sinistro, destro, destro, sinistro, alla fine, bravo Dall'Era a uscire bene sul portiere. Maglia sul. attenzione perché Perotta i crampi, credo. Capitano della Riga Monti Bella chance qui per Occhio Nero. Destro, sinistro, destro, ancora sinistro, ma lì Dall'era aveva ormai capito tutto. E gli ha tolto il pallone dai piedi, gli l'ha letteralmente sradicato. 7-40 al termine, più recupero. Franci, dai, Entre il numero 14 Mattia Soldini. Cambio ancora. Il numero 4 Mattia Perotta Soldini per Perotta che i crampi non ce la fa. Perotta per me, tra i migliori in campo. Molto bravo. Anche a livello di leadership notevole, Capitano del resto 38 e 20 sul cronometro nel secondo tempo, soldini per Perotta. È il terzo cambio per Buizza, l'allenatore della Riga Monti A, l'allenatore Riga Monti B, Piovani ha effettuato invece 5 cambi. Credo che si andrà a recuperare tutto prevedo non meno di 4 minuti di recupero potrei sbagliare è ancora lunga insomma va a rilanciare lungo Dall'Era protegge il pallone Alessandro Platto c'è il fallo, i suoi danni di Biena. punizione per Rigamonti 6 minuti ora al termine, più recupero cancello palla per Alessandro Platto Alessandro Platto va in verticale, buono l'anticipo da parte di Occhio Nero che non molla per Ferretti che insegue un pallone importante, Ferretti punta Ferretti, Ferretti, area di rigore Ferretti, Ferretti, Ferretti la palla resta lì l'allontana Visini con le ultime energie, poi ancora Selogni, palla controllata però adesso dalla riga Montià con l'entrato Soldini poi ancora per Contaldo a cercare Eniuc. Eniuc contro Tocco. Tocco la meglio. Bel duello. Tocco. Addirittura aveva scartato anche l'avversario. Ma l'abito gli aveva già vischiato. Un calcio di punizione a favore. Un altro minuto se n'è andato. Ne mancano 5 più recupero. Rigamonti B sempre pericoloso. Ma va detto che il portiere della Rigamonti A per ora non ha fatto parate clamorose nella ripresa. Una supremazia posterile. Quella dei giocatori in maglia granata, pur generosi. Cancello, cancello porta palla, cancello, qui c'è fallo, ai danni di cancello. Calcio di punizione per la Riga Monti B. Se ne incarica Selogni, credo, anzi la lascia un compagno, ancora Crampi, per Contaldo, generosissimo. Si gioca però, Contaldo si rialza. 40-40 sul cronometro, battuta la punizione da Belvedere, cambio gioco per Ferretti, Ferretti vede la sua punizione di Plato, L Alessandro Plato. fallo in attacco di Plato. Calcio di punizione per la riga Montià, la batterà probabilmente Dall'Era, un... prende un po' di fiato, guadagna un po' di secondi, i giocatori maglia bianca che conducono 1-0 decide la rete di Biena al minuto 16 del primo tempo gara comunque molto equilibrata viva bellissima finale dell'Under 17 allievi regionali trofeo Brescia oggi Coppa Brescia Contaldo la pulisce bene per il non entrato Soldini Soldini la tiene buone proprietà tecniche per lui poi ancora Ballarini secondo me è entrato molto bene Cancello all'indietro per Alberti c'è ancora tanta vita per la Riga Monti B. Tocco. Belvedere. Tocco ancora. Tocco avanza. Tocco sale. Fermato regolarmente da Eniuc. E allora è Castro Perez ancora dentro per lo scatto di imparato. Belvedere. Ci arriva prima con grande energia. Cuore vero di Belvedere. Su una palla che poteva essere quella decisiva. Per le sorti della sua squadra, intanto ha nuovamente un giocatore a terra, si ferma il gioco, si gioca poco in questo finale. E allora si riprenderà con un calcio di punizione per Regamonti B. Mancano esattamente 140 secondi più recupero. Traduco 2 minuti e 20, recupero che credo Massiccio. Alessandro Platto. Già battuta per Caprini. Caprini va lungo in the box a cercare come sempre occhio nero. Ci arriva Visini. Palla giocabile. Ferretti la fa su inere di rigore. Ferretti ce l'ha sul destro, passaggio a rimorchio, non ci arrivano i compagni, Selogna ancora, alimenta dietro per il traversone di Tocco, cambio di gioco, bene di testa, Ballarini, rimessa laterale ancora per la riga Monti B, 100 secondi più recupero al termine, ancora cambi per la riga Monti A. Interrà a Campora entra il numero 15 Ferdinando a Campora, esce il numero 7 Gabriele Contaldo. Esce uno sfinito Contaldo, generosissimo Contaldo in mezzo al campo, gran partita la sua. Dentro a Campora Rigamonti B entra il numero 17 Marco Frassine, esce il numero 10 Francesco Belvedere. Fuori Belvedere, dentro Frassine nella Rigamonti B che gioca quindi. La carta freschezza con eh, Frassine. Beh, vedere comunque è partita molto, molto generosa per lui. Ha dato tutto. Beh, vedere che non sembra felicissimo. O del cambio, della... probabilmente del risultato, ma ci può stare. Uscire da una finale non è mai bello per tutti. Prova a sfondare Gabriele Plato. Rimpallo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo Rigamonti B. Anche Caprini, la Riga Monti B ha fatto sei cambi tra i giocatori di movimento, Cross pericoloso, libera di testa, Viena, poi ancora Castro Perez, si guadagna un calcio di punizione. 15 secondi più recupero alla fine, vedremo quale sarà l'indicazione del direttore di gara, credo almeno 4 minuti, ma potrei sbagliarmi tra cambi e interruzioni. 44 e 5 4 minuti di recupero. Bene, devo dire che se ho preso un po' di esperienza, ce l'ho. Eh, questo è il calcio, ragazzi. 4 minuti di recupero. La difende il solito Eniuk che poi vuole calciare con le ultime gocce di energia, ci ha provato, trascorsi 18 secondi di recupero, ce ne sono ancora parecchi. porta palla la Riga Monti B con Alessandro Plato rimessa laterale, pallone che torna subito in campo la batta Alessandro Plato, ancora per un compagno prova Ferretti, inesauribile ad averla meglio il fallo è suo ai danni di Acampora qui la freschezza conta ragazzi oltre anche a un pelo di malizia in più che i giocatori nati un anno prima dei propri avversari possono vantare Rigamonti A ricordiamo nati nel 2006, Rigamonti B nel 2007 palla lunga a cercare lo scatto proprio di Acampora che è il portiere, tutto buono Acampora porta vuoto, palo incredibile incredibile palo di Acampora che poi va giù incredibile uscita tardiva di Alberti Acampora ha fatto la cosa più difficile ha sbagliato quella più facile, può capitare eh? non è facile, comunque sono ragazzi, eh? ricordiamo palla lunga in verticale Prova ad arrivarci Gabriele Plato. Stiamo vedendo cose turche, se non fosse che tra poco si gioca a Istanbul. La finale vera di questa serata. Vera, cioè quella diciamo, più attesa diciamo, della serata. Palla ancora giocabile dalla Riga Monti B. Lotta con il cuore la Riga Monti B con quello che ha 2 minuti e 20 di recupero ancora da giocare. Tocco, Ferretti. Ferretti se la porta sul destro, Ferretti rimpallo, chiama l'uscita del portiere Dallera. E devo dire che il portiere della Riga Monti in uscita, è stato sempre molto puntuale. Nota di merito anche a lui, Dallera che butta palla fuori perché Occhio Nero ha un problema. Forse risentimento, forse una botta in una zona molto dolorosa per Occhio Nero. Si riprende 100 secondi al termine, più eventuale recupero del recupero. Che può essere, eh, può essere tutto. Va dall'era riviola inglese per lui. Duello aereo, come sempre. Alla meglio Castro Perez. Secondo me è entrato molto bene. Castro Perez. Meglio i cambi da Rigamonti A nel complesso rispetto a quelli da Rigamonti B nell'economia della partita. Protegge il pallone Soldini, dietro da Ballarini. Gran giocata di Ballarini, ruleta. E poi ancora Caprini a recuperare palla. C'è ancora fiato per la riga Monti B. 55 secondi al termine del recupero. Un'azione c'è ancora da poter giocare per la squadra di Maglia Granata. C'è libero Alessandro Plato a sinistra. Porta palla invece la difesa con Cancello, Alessandro Plato cerca di dirmi questo è fallo, calcio di punizione, potrebbe salire anche il portiere, lo invito Nicola Alberti, non se la sente, Tanto è l'ultima azione, in questi casi io farei salire anche il portiere, anche i genitori, questa è una buona idea, sicuramente l'ossigeno non manca. 15 secondi, più eventuale recupero del recupero alla fine, calcio di punizione, ultima chance forse per la riga Monti B di Sarsi supplementari. Va a battere Ferretti. Generosissimo Ferretti. Grande cuore per il numero 8. Pennella dentro. Palla interessante. Dallera la blocca. Impresa alta. L'abito fa giocare ancora. Eh? L'abito fa giocare ancora, non è finita. Dallera la tiene lì vediamo l'arbitro cosa decide Dall'Era vuole andare a rinvio lungo 49-20 Dall'Era rinvia l'arbitro aspetterà forse fino al cinquantesimo si gioca ancora vediamo se la riga Monti B guadagna questa palla ce la fa, attenzione che c'è ancora una chance per i giocatori in maglia granata la perdono però allora Castro Perez addirittura per chiudere il fallo di Alessandro Platto secondo me virtualmente si chiude qui la partita però finché non arriva il tipice fischio eh, tutto può succedere. Ringrazio intanto in anticipo Riccardo Bortolotti per l'assistenza tecnica, le redazioni di Brescia oggi di Calcio Bresciano, tutto lo staff della Lega Nazionale Dilettanti Brescia per aver organizzato queste bellissime giornate di calcio, di sport, all'insegna comunque della correttezza, devo dire partite tutte molto corrette. Riga Monti A avanti 1-0, vicinissima ad alzare la Coppa Brescia, trofeo brescia oggi, allievi regionali. C'è ancora tempo ma per la Riga Monti A di giocare questo pallone: 50 e 28 sul cronometro. Eniuc vuole addirittura calciare, no, la gioca invece per Ballarini. L'abito non fischia più. Ballarini dentro, esce il portiere, eccolo il fischio, è finita. La Riga Monti A vince, grazie al gol di piena al sedicesimo la Coppa Brescia, per Brescioggi attenzione Scintilla fine partita un finale che non volevamo vedere vince la Coppa Brescia Toffro Brescioggi 2022-23 la riga Monti ha il gol di piena recidivo al sedicesimo, bella partita, vibrante un po' di Scintilla in finale portarci anche questo purtroppo è tutto per quanto mi riguarda, tra poco le premiazioni, si chiude questa bellissima serata Ricordiamo da mercoledì la Supercoppa, trofeo Trismoca tra le vincenti di questi tornei. È tutto, alla prossima, grazie, un saluto a Luca Bertelli, buona serata.